Allora, Presidente, oggi la giornata meteorologica forse non è bellissima, ma qua abbiamo visto, ci sono centinaia di, non so se ha visto lo spettacolo in diga, Bellissimo, centinaia di bellissimo. surfisti e con il kite, un momento comunque sempre È una bello. giornata non bella per i bagnanti, ma per loro che fanno questo tipo di sport è bellissima. Le condizioni per loro sono ottimali. Presidente, questi giorni abbiamo visto sui giornali, secondo noi una bella cosa, che il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, non so se il termine è giusto, un percorso per arrivare a fare questo benedetto referendum autonomia. Cosa è esattamente? Ma noi abbiamo fatto in 2 giornate, la prima per il progetto di legge sull'autonomia, la seconda per l'autodeterminazione per dei termini diretti, quella che porterebbe alla secessione, e quindi sono 2 leggi che partono per l'applicazione dell'articolo 21 della Costituzione che consente a ciascun cittadino di esprimere la propria opinione, anche in materie come queste che sono di dubbia piena corrispondenza al concetto della costituzionalità. Io sono stato uno dei firmatari della legge per l'autonomia, sono fermamente convinto che questa sia un'assoluta necessità per il Veneto ed è una richiesta che noi facciamo a Roma in applicazione dell'articolo 116 seguente della Costituzione per dare anche al Veneto delle condizioni che siano meno diseguali e ingiuste nei confronti delle altre regioni a statuto speciale. Diamo competenza al Presidente della Giunta Zaia di poter trattare a Roma le condizioni per arrivare a mettere i quesiti nel referendum che si basa fondamentalmente in avere maggiore autonomia, poter trattenere l'80% delle tasse che noi paghiamo a Roma, vuol dire che siamo a Roma il restante 20%, di poter destinare queste risorse così come servono ai cittadini veneti e di poter chiedere di essere una regione a statuto speciale come Trento, Bolzano, il Friuli, la Val d'Aosta, la Sicilia e la Sardegna. Questo è l'obiettivo che ci poniamo, contiamo che la capacità di dialogare con lo Stato centrale sia utile per raggiungere questo risultato. A coloro che obiettano che siamo fuori dalla Costituzione, io dico se altre 7 regioni in Italia hanno già queste condizioni, non si capisce perché il Veneto si è impedito di essere come queste altre regioni, anche se nascono per motivazioni diverse. L'altra invece legge, che pur in applicazione dell'articolo 21 della Costituzione, che è quello appunto di consentire ai cittadini di esprimere la loro opinione, e partendo dalle stesse condizioni di disuguaglianza che noi non possiamo continuare a subire, teniamo conto che oggi il Veneto versa allo Stato le sue entrate e di queste 21 miliardi restano in capo allo Stato senza ritornare e siamo una regione che in termini di singoli cittadini paghiamo di più allo Stato in questa condizione. Che avvenga questo nella stagione in cui le vacche sono magre e tutto difficile per tutti, prima forse ce la facevamo, oggi è una condizione che non possiamo più fare. E quindi anche questo referendum ha piena valenza, però è chiaro che un conto è fare il referendum per dimostrare di avere bisogno di maggiore autonomia, e un conto è fare il referendum che ti porta alla secessione. Io che sono un italiano sono convinto che bisogna essere veneti forti, ma preferisco che questo avvenga all'interno dell'Italia. Queste sono le 2 proposte di legge, tutte e 2 approvate. Con più voti positivi quella per l'autonomia, meno voti positivi, ma comunque con una larga maggioranza anche le 3 leggi. È un percorso difficile, non facile, sappiamo che è difficile, ma sappiamo anche che non possiamo continuare così, che è importante che a Roma arrivi questo segnale. Purtroppo arriva in una settimana drammatica per quelli che sono i fatti che ce li conoscono, ci rendiamo conto che i cittadini non ne possono più di questa situazione e quindi ci auguriamo che vengano chiarite le responsabilità, di chi c'è e che le cose possano continuare per il meglio. Grazie Presidente.